Benvenuti a una nuova puntata. Oggi abbiamo un nuovo ospite, nuovi argomenti da trattare che andiamo adesso a guardare insieme nel sommario. Insieme all'assessore del Municipio 9, Raffaele Todaro, ci occuperemo di, come leggete, decentramento, cura delle periferie e attività culturali. Poi per finire, il presidente, in questo caso il nostro assessore, dovrà rispondere alle voci del marciapiede. Scopriremo insieme quindi il centro culturale cooperativo Anni Guarda, che porrà delle domande interessanti. Adesso colgo così l'occasione di introdurlo e salutarlo. Grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, prima di iniziare, adesso noi abbiamo questa consuetudine di presentare il quiz presidenziale. In questo caso non ce ne faccio il nome. Esatto, non è cambiato, ma il succo è lo stesso. Rompere il ghiaccio e mettere alla prova. Prendiamo la domanda di oggi per il nostro quiz presidenziale. Quante fermate della metro 3 si trovano nel territorio del municipio 9? 7, 4 o 6? 7. Vediamo se la risposta è esatta. Ah, in questo caso no, la risposta è sbagliata, però la domanda era piuttosto difficile. Sì, sono 10, quindi. Sono 6. Ho dimenticato la mia, perché io faccio capolinea, in effetti ha ragione. Ecco, giusto. Sì, perché la conto sempre in più, in verità, e una in meno. Vabbè, per un pelo direi che è andata, anzi ci piace un po' l'errore, perché la mette un po' sullo stesso piano di chi ascolta, no? Assolutamente. Allora, lascio la parola a lei, perché iniziamo a parlare, abbiamo detto, di decentramento e cura delle periferie. Chiacchieriamo con i nostri cittadini che ci ascoltano. Sì, intanto buongiorno a tutti, grazie. Ecco, grazie per questa opportunità che mi viene data, molto importante, per, non tanto per me come Raffaele Todaro, assessore del Municipio 9, ma per il territorio stesso. Non so, per chi non dovesse conoscere il Municipio 9, mi sembra opportuno indicare intanto così, gli abitanti di questo municipio, che sono ben circa, anche qua potrei sbagliarmi come per le fermate della linea 3, di qualche unità, ma siamo circa 188.000 abitanti. E consideriamo che stiamo gestendo a livello municipale un'amministrazione che è quantomeno la terza città di Lombardia, nel senso che la prima sarebbe Milano, la seconda Brescia in termini di numero di abitanti, e la terza sarebbe il Municipio 9, in quanto con 188.000 abitanti si aggiudica questo primato. Ma non è importante tanto questo, è una gli abitanti, d'accordo, è un numero molto, molto cospicuo, è una superficie altrettanto grande, che per capirci prende tutta la fascia partendo da nord del comune di Milano, quindi dal quartiere, formato da tanti quartieri, da 10 quartieri, partendo dalla Comasina all'estremo periferia nord di Milano, il quartiere di Bruzzano, di Affori, scendo fino ad arrivare poi sono alla fine dei coni che arrivano, degli spicchi che arrivano alla torta centrale che è il centro, ovvero il Municipio 1. E quindi dicevo Comasina, Affori, Bruzzano, Dergano, Bovisa, a ovest, a est appunto Bruzzano, Bicocca, una parte diciamo così lambisce praticamente il quartiere di Greco, arrivando poi fino al quartiere Maciachini e fino poi a Corso Como. Quindi entriamo in questa si va in un'estrema periferia, per quanto a me non piace parlare di periferie, perché in verità con questo municipio si arriva appunto dalla parte più diciamo decentrata, quindi rispetto al centro, fino al nucleo centrale, al centro con Corso Como e Piazza Gaulenti, che è in effetti all'interno del nostro municipio. Ecco, intanto si fa fatica. Bisogna fare grossi respiri. No, perché in effetti è un po' affannoso, ma abbiamo tempo, quindi possiamo, abbiamo tempo. Al di là delle problematiche che stiamo accusando tutti qua, no? Perché tutti quanti stiamo, tra virgolette, anzi, no? Togliendo le virgolette, soffrendo. Sì. Di questo periodo che ci costringe, il nostro malgrado, però è fondamentale ad avere questo. Sì, dobbiamo reinventarci anche noi in questa sede, però sì, è necessario. Sì, e quindi, no, quindi un po' di fatica, quindi scusate se è un po' l'affanno. Ecco, diciamo che il municipio si chiama municipio esattamente
da quando è stata effettuata una riforma nella scorsa consigliatura del Consiglio Comunale, dove io, mio malgrado, mi trovavo ad essere consigliere di zona dell'opposizione, sempre nel Consiglio di zona, si chiamava Consiglio di zona numero 9, e c'è stato un passaggio da Consiglio di zona a Municipio, quindi da Consiglio di zona 9 a Municipio 9. Questo ha rappresentato un passo in avanti per l'amministrazione centrale dell'intero Comune di Milano, che è appunto diviso in 9 municipi, il nostro è il nono appunto, e però ha praticamente trasformato questa amministrazione, diciamo, di consiglio di zona in municipio stesso. Questa trasformazione avrebbe dovuto essere, e uso il condizionale non a caso, avrebbe dovuto essere un decentramento vero e proprio, completo, diciamo così, ultimativo di che cosa? Di un modo di fare amministrazione sul Comune di Milano, nel Comune di Milano, al pari di altre realtà italiane, penso a Genova, a Napoli e a Roma, dove esistono già da più anni, sono stati istituiti i municipi. Però il passaggio di nome da consiglio di zona a municipio, quello che era decentramento prima e adesso è decentramento allo stesso modo, voleva avere come obiettivo quello di far passare dal governo centrale del comune al governo periferico decentrato delle zone, oggi municipi, una serie di competenze, di deleghe, di competenze specifiche, di responsabilità, in modo tale che il decentramento rappresentasse, quindi il municipio, in questo caso il municipio 9, rappresentasse o potesse rappresentare che cosa? Un modo, come dire, più attivo, più rispondente alle esigenze dei cittadini in tempo reale di quelle che erano, rispetto a quelle che erano le giuste richieste dei cittadini stessi, dei comitati dei cittadini, delle associazioni, insomma di noi cittadini, perché alla fine noi siamo cittadini. Queste, diciamo che il Municipio 9, così già come il Consiglio di zona, rappresentava già una sorta di baluardo, chiamiamolo così, l'istituzione comunale più vicina ai cittadini. La nostra sede è situata in uno dei quartieri che ho nominato prima, ad Ergano, quartiere di Ergano, esattamente via Guerzoni 38, e questo passaggio, dicevo, il fatto che il municipio debba gestire o avesse dovuto gestire alcune criticità, risolvere alcune criticità, non poteva non passare o prescindere da che cosa? Da un passaggio reale di deleghe, appunto, di competenze e di responsabilità che andava ad assumere chi? Diciamo così, l'architettura del municipio, formando appunto a quadro, rispecchiando il quadro, diciamo così, dell'organigramma del Comune di Milano, quindi con un presidente di municipio che è una sorta di sindaco, no? A livello ovviamente municipale, un presidente del consiglio municipale, quindi che presiede appunto i lavori del consiglio municipale stesso, con delle commissioni istruttorie, così come il consiglio comunale, e con degli assessori. Gli assessori del comune chiaramente sono in numero molto maggiore, noi siamo tre assessori delegati da chi? Da quello che chiamiamo dal sindaco del municipio, che poi il presidente, certo, Lardieri, che penso che abbiate già... È già stato ospite da noi. È quindi... già stato ospite da voi, ecco, lo so. E quindi queste deleghe sono state date in parte a me, per quanto di competenza, ad esempio, sulla cultura, ne parleremo più avanti, sulla urbanistica, sul demanio, per esempio, sulla mobilità fondamentale e altre deleghe, e poi le altre come dire, competenze ai miei colleghi assessori, per esempio penso a sicurezza e sport piuttosto che educazione e servizi sociali. Ed anche mi permetto di intromettere in questa presentazione
il motivo per cui noi ci chiamiamo Municipi X è questo, perché il municipio svolge un ruolo fondamentale e ci piaceva l'idea di dare spazio al municipio in sé, che fosse guardato proprio come l'entità a cui i cittadini si riferiscono. L'abbiamo visto, il presidente Lardieri, che l'ha citato prima, ci dimostra spesso, insomma, il rapporto che il municipio ha con il cittadino. Sì, la ringrazio. In effetti la nostra presenza, ma non tanto della giunta, quindi presidente e assessori, ma di tutti i consiglieri, è la funzione fondamentale, quello di stare in strada, in mezzo alla gente, tra la gente, perché noi siamo alla fine cittadini anche noi, quindi anche noi però raccogliamo, dovremmo raccogliere le istanze dei cittadini rispetto alle varie competenze, farle nostre, come giunta fare delle delibere, non dovremmo, le facciamo, queste delibere di giunta, e vengono fatte poi delibere di consiglio, chiaramente di consiglio municipale, che portano in visione al governo centrale, quindi agli assessori del comune centrale, al signor sindaco, delle istanze che poi però devono essere, come dire, passatemi il termine, battezzate dal comune centrale, e nel senso che devono passare il loro vaglio, vengono valutate e se del caso vengono rigettate oppure accolte. Perché arrivo subito a questo, non per niente ho parlato di questo, vengono rigettate oppure accolte, perché non, sperando di non voler far polemica a tutti i costi, ma mi tocca farlo, perché io considero, direi a quasi al quinto anno di questa consigliatura, sappiamo che a ottobre andremo, oddio, probabilmente, comunque quasi sicuro, a ottobre andremo alle elezioni, tuttavia in questi, chiamiamoli quattro anni e mezzo, posso dire, testimoniare in maniera proprio tangibile, come secondo me il decentramento è la grande opera amministrativa, politica, però una grande opera che io, se fosse un'opera d'arte, cioè un quadro, la chiamerei la grande incompiuta. Incompiuta perché? Perché se è vero che è stato fatto, l'ho portato il regolamento dei municipi del Comune di Milano, che ha chiaramente è un regolamento con titoli, con disposizioni generali, con approfondimenti e articoli, che dice quali sono le reali possibilità di intervento del municipio per risolvere, che è quello che a noi interessa, per risolvere questioni anche che a noi magari possono sembrare piccole, ma che al cittadino risolvono tanti problemi. Questo passaggio di competenze, di deleghe dal comune centrale, purtroppo, dico purtroppo, che aveva appunto, come dicevo prima, lo scopo di rispondere in maniera, in tempo reale, in maniera più immediata, più veloce, alle richieste dei cittadini, ahimè non è avvenuta che se non per una piccola parte. Quindi di queste deleghe rappresentate qua nel documento di regolamento approvato dal Consiglio Comunale del 2016, noi ci siamo insediati come municipi in generale nel luglio 2016, non hanno, come dire, non hanno dato, diciamo così, sfogo, non hanno avuto sfogo nella realtà concreta delle cose. Mi spiego. Abbiamo sicuramente una delega importante che esercitiamo con un'autonomia pressoché totale, sebbene questa autonomia consista in un budget comunque risicato, e parlo del verde. Ecco, io sono assessore anche alla delega al verde, quindi mi illustro i miei galloni per avere questa attività, perché si riesce con un budget seppur limitato a dare delle priorità al comune centrale sulle aree verdi, quindi pubbliche chiaramente, quindi i parchi pubblici, le aree gioco, insomma tutta la parte verde pubblica che è presente sul municipio. E altrettanto purtroppo, quindi possiamo dare delle risposte quasi immediate ai cittadini su questo tema del verde, ma purtroppo ahimè i cittadini oltre il verde, giustissima richiesta, chiedono anche altro, e chiedono per esempio una soluzione del problema rifiuti, no? Ambiente, un'altra mia delega, ma è una delega
passatemi anche quel termine quasi così molto confidenziale, farlocca. Perché io, se oggi devo, se un cittadino o un comitato di cittadini mi chiede di posare un nuovo cestino, quelli verdi che vediamo in mezzo alla strada, della spazzatura, in verità io non ho l'opportunità di dire, di chiamare ANSA e dire mi posi il cestino lì. Dice no, ma tu hai fatto la delibera? Io faccio la delibera. La delibera per un cestino, a parte che mi sembra abbastanza una cosa un po' di, cioè, veramente, invece di ridurla la burocrazia, e poi qualcuno mi spiegherà chi vuole ridurre la burocrazia, ho come l'impressione che non sia nelle corde, probabilmente di noi italiani che abbiamo migliaia di leggi e poi magari non le facciamo rispettare tutte. E non a caso tocco la mascherina perché è un punto dolente questo. Però non possiamo oggi trattare tutti questi punti. Io mi sto allargando troppo, lei ha ragione, ha fatto bene anche a richiamarmi. Abbiamo la cultura da trattare, ci aspettano sì, a richiamarmi, dico, chiudo soltanto il discorso del decentramento dicendo che sarebbe stato auspicabile. E faremo una battaglia, diciamo così, politica a questo punto all'interno del comune come municipio, e io sono convinto che gli altri municipi sono d'accordo e la pensano come me, per avere delle deleghe reali applicabili a che cosa? Per applicabili alle richieste che debbono essere, che vengono fatte, che vengono dai cittadini, sia per abbandono dei rifiuti, sia per il verde, una cosa che invece riusciamo a fare, sia per altre, sia sul discorso sicurezza, ad esempio, in alcuni parchi pubblici non riusciamo ad avere. Beh, l'altro discorso anche sempre per la pulizia sempre dei luoghi, delle strade, la riqualificazione delle strade, riqualificazione dei marciapiedi, la tappare delle buche. Ecco, io voglio chiudere soltanto dicendo non è la richiesta di avere più potere, ma è la volontà e la responsabilità di riuscire, siamo convinti di riuscire a gestire, di poter gestire amministrativamente i rifiuti, a livello municipale chiaramente, i rifiuti, le strade, laddove ci sia un intervento di manutenzione chiaramente non, straordinaria e non ordinaria, se però non vengono, a questo non si segue un budget dato al municipio per tappare la buca e soprattutto la possibilità che gli assessori e i consiglieri, il consiglio tutto abbia di interagire con un budget, perché stiamo parlando di soldi, anche se non di milioni di euro, un potere, un trasferimento di deleghe che corrisponde a un trasferimento di potere, ma nel senso di poter dire agli uffici, all'AMS e quant'altro, intervieni direttamente. È chiaro che, e chiudo davvero, è chiaro che il Comune centrale deve gestire dalla Comasina fino all'estremo sud, est, ovest della, non volevo citare gli 883, ma del municipio, chiaramente un municipio e degli assessori, dei consiglieri che stanno sul posto, su quel territorio più piccolo, possono sicuramente intervenire in maniera più snella e veloce. Allora la ringrazio per questa panoramica. Ah, scusi, non volevo allargarmi troppo, avrei qualche altra cosa. No, anzi, perché voglio darle spazio, darle tempo per trattare l'altro tema. Però mi piaceva sottolineare, perché in questo modo mette luce anche su un altro aspetto del nostro programma, che è quello di dare spazio ai municipi, che possono presentarsi e parlare direttamente ai cittadini. E questo sicuramente l'ha fatto in modo chiaro. Da casa abbiamo anche io stessa avuto una descrizione molto precisa di quello che posso fare. Sono contento di questo. Spero che anche altri cittadini la pensino come lei. Vediamo, sono sicura che sia stato efficace, però le propongo, prima di parlare della cultura e di dare la voce al Comitato, al Centro Culturale Cooperativa Niguarda, di guardare insieme quella che è la nostra rubrica della Top 5, che noi mettiamo un po' come stratagemma per mettere alla prova non solo insomma assessori, presidenti, ma anche i cittadini, così che possiamo guardare insieme degli aspetti interessanti della città di Milano nell'insieme. Il titolo di oggi della nostra top 5 è il seguente, assessore: le leggende più misteriose che si nascondono tra le vie milanesi. Guardiamo velocemente e la commentiamo magari anche insieme. Al numero 5, Ponte delle Sirenette. Il numero 4, San Bernardino alle Ossa. Podio, al terzo posto abbiamo Colonna del Diavolo. A salire al numero 2, Dama Velata di Parco Sempione. E al primo posto, Via Bagnera. Lei conosceva qualche di questa leggenda, quella più misteriosa? Allora, devo essere sincero, no.
No, però magari ne può parlare. No, guardi, facciamo così, siccome abbiamo ancora una fetta molto interessante da trattare, lo porto come spunto. Chi ci sta guardando, commenti, ci dica se le conoscete. Possiamo proporre un approfondimento per la prossima volta, tanto avremo modo magari di nuovo di incontrarci. Per quanto riguarda la cultura, la conoscenza del territorio può essere un ottimo spunto. Assolutamente, c'è sempre da imparare, la cultura è lì per quello. Anzi, lasciamo quindi spazio per la prossima volta alle nostre leggende misteriose milanesi, perché direi a questo punto di farle sentire il video delle nostre voci dal marciapiede, sì. Così poi ci risponde, ci fa lei di nuovo un discorso sulla cultura e rispondiamo a Maria Piera Brelli. Perfetto. Sono Maria Piera Bremmi, rappresento il centro culturale della cooperativa che ha sede a Niguarda. Un centro culturale però che non ha sempre avuto l'ambizione di non parlare solamente in zona, ma di parlare alla città intera. Una domanda per l'assessore Todaro, ovviamente una domanda legata alla cultura, dato che questo è il nostro mestiere. Allora, è ormai un anno che si è interrotta qualsiasi attività. Parlo di associazioni, centri culturali, teatri, sale concerto, mostre d'arte, biblioteche ed altro. Si sta puntando molto sul turismo, che è un'attività primaria per la nostra economia. Mi domando però se per la cultura è stato previsto un qualche cosa di specifico per una ripartenza. Ecco, questo è quanto mi interessa, perché noi siamo esattamente nella condizione di quelli che devono ripartire. Grazie, allora le nostre voci dal marciapiede che ci introducono a un altro tema, un altro argomento, ma lascio di nuovo a lei la parola, che sicuramente è più informato sui fatti. Vediamo. Il video, insomma, Maria Piera ci chiedeva, lei chiedeva delle domande dal punto di vista culturale, insomma, lei cosa risponde da quel punto di vista? Perché parlava del problema dell'anno, insomma, è alla luce di tutti, insomma, delle difficoltà che stiamo passando. Allora, le difficoltà che stiamo attraversando, che stiamo cercando, le criticità fortissime che ci troviamo ad affrontare oggi, lo si vede in questo studio, no? In queste mascherine, lo dicevo prima. E però ci sono sicuramente dei settori che ne hanno risentito di più. Hanno risentito di più di questo problema della pandemia, hanno risentito di più di ciò che ha comportato questa pandemia in termini di lavoro, in termini di esercizi commerciali chiusi, perché il problema più grosso è li hanno in generale, ripeto, tutta la popolazione ha dei disagi. Però a livello anche economico, non lo dico io, insomma, lo dicono i più bravi politici, non dico italiani, no? Ma a livello internazionale, c'è una recessione, potrebbe palesarsi una recessione economica cioè che non c'è mai stata. A farne, diciamo così, le spese, maggiormente dicevo la categoria dei commercianti, con gli esercizi commerciali chiusi, i ristoranti in particolare e i bar, cioè quegli esercizi appunto che dovendo mantenere una distanza sociale non possono effettivamente attivare il loro introito mensile, il loro stipendio. C'è però un'altra categoria molto colpita e di cui forse si parla un po' meno, è la categoria chiaramente degli operatori dello spettacolo. Quindi sto parlando di cameraman, non sto parlando soltanto di artisti, musicisti, attori, di teatro, di cinema e quant'altro, sto parlando del cinema in generale, sto parlando di persone che producono un'attività e un prodotto di cui non si può fare assolutamente a meno, che è la cultura. La cultura in termini ovviamente più ampi possibili. Parliamo di cultura se leggiamo un libro, ma parliamo di cultura se guardiamo un'opera d'arte, e parliamo di cultura in questo momento, mentre io e lei stiamo facendo cultura politica o cultura del territorio. Quindi cultura veramente vuol dire tantissimo. È pur vero che attività culturali fatte in luoghi chiusi non
Non li stiamo facendo noi e tutto il resto d'Italia ormai da un anno. Questo però vuol dire mettere in ginocchio un intero settore produttivo, che è quello che produce appunto cultura, con migliaia di famiglie che non hanno di che sostentarsi. Però io sono convinto che le istituzioni, il comune, il governo sicuramente, i comuni, i municipi, nel loro, per quanto di competenza, nel loro piccolo il municipio, possa dare un impulso molto importante collaborando, e lo stiamo facendo, con l'assessore alla cultura del comune centrale, che, una nota polemica mi tocca, a differenza di altri assessori, ha una certa, come dire, sensibilità nel voler mettere al corrente, informare, come dire, collaborare con i municipi, con tutti i municipi, non solo con il municipio nord. E questo è lo scopo principale di quello che dicevo, il decentramento. Se non c'è collaborazione tra assessori comunali e assessori e presidente del municipio, e quindi consigliere del municipio, non fa bene a nessuno, e quel decentramento non sarà mai realizzato e realizzabile. Tornando alla cultura, che cosa ha fatto il municipio? Non ha potuto fare altro che, aveva due alternative: o fermarsi per sempre, chiudere i battenti, oppure sfruttare l'unico mezzo, l'unica possibilità che aveva per andare avanti con le attività culturali che ha sempre fatto da 4 anni a questa parte. Ne dico una o due, tre, insomma, tra tutte. Abbiamo inventato come municipio il mercoledì del libro. Ogni mercoledì, da 3 anni a questa parte, presentiamo un autore, presenta un suo libro, quindi c'è lo scrittore e coloro che vogliono imparare, che vogliono avere da quel libro non solo nozioni sulla letteratura e in generale su quello che voleva dire, passatemelo, l'autore, ma anche un'occasione di confronto sui temi trattati. E guardi, ieri sera, siccome oggi è giovedì, ieri era mercoledì, alle 18:30, prima queste attività del mercoledì del libro lo facevamo in un luogo ben preciso, la biblioteca di Affori, Viale Affori a Milano, nel nostro quartiere, una bellissima biblioteca dove, diciamo, in collaborazione con la biblioteca stessa, c'era stato dato un bel locale dove noi presentavamo questi libri. Non potendosi fare più, ci abbiamo provato l'ultima volta, eravamo con le mascherine, eravamo meno, perché c'è chiaramente una paura, no? Giustificatissima, e allora abbiamo deciso cosa facciamo, non lo facciamo più. Dopo un mese abbiamo deciso col presidente, con la giunta, li facciamo lo stesso, li dobbiamo fare per forza di cose in Teams, quindi in web, online. Ecco, ognuno poi inventa Si trova la soluzione alternativa. La soluzione alternativa è importante. Pensavamo di fare un flop, in verità abbiamo sia per il mercoledì del libro, e per esempio un'altra attività che abbiamo svolto da anni, che è il fuoriscala. Noi bandiamo un concorso, scusi, un bando di gara per le associazioni culturali, per organizzare un prodotto di qualità sulla musica colta, la musica lirica. E sotto Natale, questo fuoriscala, vengono, diciamo così, vincono il concorso, il bando, alcune associazioni che portano nel municipio, portavano nei luoghi, nei vari luoghi del teatro, teatrali, o comunque in locali di proprietà del municipio, le attività culturali come la lirica, con cantanti, con artisti, quindi cantanti, pianisti, maestri d'orchestra, anche della Scala, che collaboravano con la Scala, e abbiamo dovuto, l'alternativa era non farla con questa situazione, perché in presenza non può esserci. Quindi anche qui abbiamo, come dire, abbiamo pensato di farlo in remoto. Quindi è stato fatto questo Natale scorso, con questi cantanti, con giustamente le debite precauzioni, in uno studio come questo, più grande ovviamente, per mantenere le distanze, perché Ecco, da casa non si può qua vedere, siamo in non abbiamo due, l'idea, ma. e si sono, giusto, ha ragione, però diciamo, essendoci Spaziamo 4-5 altrimenti. persone, diciamo, il rapporto, c'è cioè un rapporto specifico,
di distanziamento, di precauzioni, e abbiamo fatto il festival, quello che si chiamava Festival dell'Opera Lirica, che oggi chiamiamo il Fuoriscala. L'abbiamo fatto e abbiamo avuto un successo di visualizzazioni incredibile. Questo però ci fa pensare che cosa, non lo dico soltanto io, ma lo dicono anche gli esperti, che in futuro, e io spero in un prossimo futuro, quando ritorneremo a fare spettacoli, a patrocinare attività delle associazioni culturali che riguardino il libro, la mostra di quadri, piuttosto che la musica, colta, lirica o anche pop rock, abbiamo fatto anche questo, l'abbiamo fatto negli anni passati. Non ce la sentiamo di abbandonare, intanto di abbandonare la cultura e l'arte, ma soprattutto di abbandonare le famiglie che vivono dietro a queste attività, no? E quindi abbiamo pensato che tutte le attività culturali, musicali, il libro, per esempio il martedì della salute, noi ogni martedì incontriamo in quella che è una delle nostre eccellenze del municipio, ma è un'eccellenza a livello internazionale, l'ospedale di Niguarda, un primario di specialità spiega una problematica tutti i martedì, una problematica ai cittadini. Lo facciamo in presenza e già online, diciamo, prima della pandemia, ante pandemia, continuiamo a farlo adesso. Quindi io posso dire solo questo alle associazioni: mandate le vostre richieste di patrocini, gratuiti o non, perché noi ci siamo, compatibilmente col fatto che il comune centrale poi ci dia in maniera, c'è un discorso poi di bilancio, non, di bilancio comunale centrale, sappiamo che ultimamente il comune, proprio per questa pandemia, ha avuto un minore introito di 350 milioni di euro, che non è poco, e quindi chiaramente, dovendo fare i conti come il padre di famiglia, magari già eravamo risicatini come municipio a livello di budget generale, e oggi con meno soldi, ma noi cercheremo come municipio di non abbandonare le attività culturali e gli operatori, artisti, registi, cameraman e quant'altro, lavorano in questo campo che è sempre stato il più bistrattato, ma oggi non possiamo tirarci indietro, così come aiutare i commercianti, aiutare anche coloro che producono cultura. E voglio chiudere questo, non posso? No, assolutamente. Voglio chiudere dicendo che proprio a riguardo di questa situazione abbiamo fatto un'opera molto importante, un'attività molto importante sul territorio. Abbiamo collaborato insieme al Teatro del Buratto. Lei sa che esiste l'unico teatro dei bambini, direi in Lombardia, probabilmente in Italia, che è dedicato ai bambini e agli adolescenti, ed è proprio nel nostro municipio, in via Bovio, quartiere Maciacchini d'Ergano. È un nuovo teatro di proprietà, le mura del, diciamo così, lo stabile del Comune di Milano, gestito dalla compagnia dal Teatro del Buratto, che è un'associazione che si occupa di gestire questo teatro. Insieme a loro che cosa abbiamo pensato? Ho detto: ok, ma quali sono le categorie che hanno sofferto di più? I commercianti e gli artisti, no? In questo caso gli attori di teatro. Abbiamo cercato di far rete, abbiamo preso associazioni di commercianti dei quartieri vicini al teatro, e adesso questa è stata un'attività, un'iniziativa pilota, infatti adesso lo porteremo sugli altri quartieri. Abbiamo preso l'associazione dei commercianti di Afori, di Niguarda, di Dergano, con le altre associazioni culturali, le abbiamo messe assieme e adesso facciamo rete, cerchiamo di capire come possiamo interagire. Ci siamo inventati un metodo che è quello di far compilare praticamente ai giovani, dato che il soggetto, l'obiettivo erano il teatro dei bambini e degli adolescenti, erano i giovani. Un altro aspetto importante, insomma, noi abbiamo preso con i commercianti e abbiamo detto: beh, allora cerchiamo di capire, cerchiamo di fare un modulo dove i cittadini, adolescenti o leggermente appena appena più grandi, compilano un modulo dove ci dicono: quando finirà sta pandemia, speriamo presto, cosa vorreste come aspettative culturali dal municipio e dal comune? Più spettacoli di rock, di pop, teatro proprio per i bambini,
come possiamo interagire in questo modo? Abbiamo raccolto in pochi giorni 600-700 moduli e i commercianti, anche loro, hanno aiutato a divulgare questi moduli. Mettendoli appunto, abbiamo messo in rete i commercianti e chiaramente divulgandolo a livello territoriale. Il ragazzo andava, non so, appunto a prendere il modulo dal negozio di scarpe, per dire. Una cooperazione, insomma, Una quella. cooperazione, una messa, una, mettere in rete queste realtà che hanno sofferto per cercare di farle interagire e farli partire. Chiaro che, e chiudo veramente. Tutto ciò dipende anche dall'andamento e dal fatto di sconfiggere in maniera veloce questo maledetto virus. Assessore, anzi, mi spiace, non la vorrei interrompere perché oggi abbiamo usato un modo diverso, ecco, di comunicare, insomma, quello della presentazione di argomenti che sono interessanti. Questo è un po' ciò che noi vorremmo raggiungere, cioè lasciare a voi che ci state guardando insomma, delle informazioni, anche degli strumenti per conoscere meglio il territorio e anche capire a chi riferirsi qualora appunto vi fossero delle necessità e delle domande. Per oggi abbiamo parlato di due temi, macro temi importanti. Sicuramente sappiamo che ci sarà molto altro da dire, purtroppo per tempistiche devo salutarla, ma abbiamo già un appuntamento futuro per il nostro quiz per le leggende misteriose Dovrò milanesi. assolutamente, appunto, la cultura ti dà anche questo, la possibilità di imparare. Io non dico che so tutto, non so quasi niente, Anzi, molto meglio però scoprire le cose voglio strada facendo. sapere, sapere e non sapere, insomma, banalmente Socrate E insegnava adesso già. facciamo così, io cito ancora una volta l'Ardieri perché il presidente la volta scorsa mi ha detto una cosa molto interessante, la rimando a voi per salutarvi e chiudere la puntata, che il bello attira il bello, chiama il bello, in questo caso la cultura chiama la cultura. Assolutamente. Quindi per qualunque approfondimento, ulteriore domanda, noi ci rivedremo nella prossima puntata e spero di vedere presto anche lei, Ci assessore. sarò, grazie a voi, grazie a tutti coloro che hanno ascoltato. Trovate, tra l'altro, non voglio fare pubblicità, ma trovate sul sito del Municipio 9 del Comune il mio e i numeri di telefono e le mail dei miei colleghi della Giunta e anche dei consiglieri. E soprattutto vedete su quella pagina quello che facciamo, bandi e quant'altro. Grazie. Grazie a lei, adesso io vi saluto, è arrivato il momento di chiudere questa puntata di Municipio X, ci vediamo alla prossima.